L'esilio temporaneo prosegue lontani dalla propria città, ma con ancor più voglia di regalare successi copiosi alla gente di Rocca Piemonte. Un sogno chiamato eccellenza per la nuova rocchese che si candida a diventare protagonista indiscussa dell'ormai imminente stagione di promozione e che per questo ha anche scelto di affidare la guida tecnica a chi già l'anno scorso è riuscito nell'impresa, cioè Rosario Cerminara con la vicina Castel San Giorgio. Il presidente Carmine Pagano di questo esilio forzato che costringerà i rossoblù lontani dal Ravaschieri parla con rammarico, certo, ma anche con la consapevolezza di poter riuscire a far bene grazie al pubblico che la rocchese la segue in modo numeroso, anche se la squadra gioca, come si diceva, praticamente sempre in trasferta. Il campo non c'è ancora, cioè la prima si gioca a Castel San Giorgio. A Castel San Giorgio, poi forse torneremo a Nocera Superiore in attesa di poter disporre del campo che sembra sia in uno stato avanzato, insomma, di rimessa a posto. Però fin quando non giocheremo la prima partita, per me noi non abbiamo il campo. Certo, sarebbe bello averlo anche un campo, diciamo, fatto per bene, in erba. Ci sono anche dei finanziamenti, questo mi è stato opportunamente riferito, addirittura completamente a fondo perduto tra la federazione e la regione, però avremo poi a questo punto anche il problema di dove ricostruire un campo nuovo, perché o ci dovremo limitare questo campo, però sarebbe comunque molto limitativo, perché gli spazi sono questi, anche a livello di parcheggio, non è che potremo disporre di molto spazio, però l'importante sarebbe cominciare a ritornare a giocare a Rocca. Sono 3 anni che siamo in esilio, penso che meriteremmo di ritornare.